Gennaro, si guarda la partita di Perugia, una partita difficile contro una squadra che andrà alla ricerca del successo dopo la sconfitta con il Pordenone. Pescara non vuole fermarsi però. Sì, andremo a scontrarci contro una squadra forte, molto attrezzata, che ha perso la scorsa partita e che quindi sarà ancora più, diciamo, vuole la vittoria contro di noi. Però come ho detto prima, noi cercheremo di dare il massimo come al solito. 7 punti in 3 partite per il Pescara, volete allungare la serie positiva e tu vuoi continuare a giocare dal primo minuto ed essere titolare, la prima scelta per l'attacco? Beh, ovvio che chiunque vuole giocare, io come ho detto lavoro quotidianamente per farmi trovare pronto e per sudare la maglietta quando gioco. E noi cerchiamo di dare il meglio di noi ogni partita e poi ogni partita è una storia a sé, quindi vediamo cosa verrà fuori, però sicuramente daremo il meglio di noi. I sogni spesso diventano realtà per te, quest'anno il sogno era di giocare col Pescara prima squadra, ora sei addirittura titolare, davvero una stagione di grandi soddisfazioni fino a questo momento. Sì, fino a questo momento posso dire che sto vivendo un sogno. Spero di continuare su questa strada. Hai segnato anche il primo gol con la nazionale Under 20 nella partita con la Svizzera, hai segnato anche con il Pescara, ora il tuo obiettivo credo sia anche quello di incrementare il bottino di reti in campionato. Vabbè, come ho detto prima, io lavoro quotidianamente per migliorare, diciamo, tutte le mie carenze, per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Sicuramente col tempo il lavoro verrà fuori e niente, ogni attaccante vuole far gol, quindi spero di farne di più. A gennaio si aprirà il mercato invernale, ovviamente tutto questo non ti riguarda direttamente, però le sirene di mercato parlano, rumors di mercato riferiscono di un interessamento nei tuoi confronti di diverse formazioni di Serie A e anche di campionati e di tornei stranieri. Diciamo che queste cose non mi riguardano, io penso solo a giocare. Hai saputo qualcosa? Sai qualcosa? No, non mi interessano queste cose, io penso solo a giocare.